Allora, ciao a tutti, oggi sono stato chiamato a gran voce per fare il video commento della partita con le vecchie glorie, insomma, anche se ormai di gloria c'è rimasto poco, ormai c'è solamente il vecchio, però ci difendiamo bene ancora, ci difendiamo bene. Allora, da una parte squadra capitanato, guidata dai fratelli Albano, dall'altra squadra amministrata da Stefano Mele e Rocco De Marco, più altri ovviamente, che diremo. La partita è stata equilibrata per quasi metà della partita, anche perché insomma i ritmi erano molto blandi, diciamo per il caldo, diciamo per il caldo. E poi la squadra guidata dai fratelli Albano ha dilagato, ha sorclassato appunto la squadra di Stefano Mele e Rocco De Marco. La differenza, se non mi sbaglio, è stata di 5 reti, ma poteva essere ovviamente molto molto più ampia. Vediamo le pagelle. Partiamo dagli sconfitti. Esterino, grande prova la sua, ha evitato un tracollo che poteva essere sicuro, non è stato sorretto la difesa, tutto sommato gli metto un bel 7. Andiamo avanti con Stefano Mele, uno dei capitani della squadra. Tanti fraseggi, anche tanta corsa, però voglio dire, sono lontani i tempi in cui volava sulle fasce, ecco, lasciamo stare quei tempi. Poteva tirare un po' di più, però voleva entrare col pallone in porta, 6 e mezzo di stima. Andrea D'Amico, 6, ha sofferto forse più di tutti la disorganizzazione della squadra. Mi merito anche lui un po' di stima, 6, perché comunque la voglia ce la mette sempre. Poi Rocco De Marco, il Dimas dei tempi migliori, si è trasformato a punta, per un po' ha funzionato l'esperimento da falso 9, però da uno che giocava da falso terzino più o meno era quello che ci si poteva aspettare. Vabbè, da falso terzino nel senso che quando lui spingeva assomigliava ad un'ala più che a un terzino. Ok, andiamo avanti. Rocco De Marco appunto 6 e mezzo, 6 e mezzo. Poi Andrea D'Amico, Esterino, Rocco De Marco, Daniele Monculo, tanta fatica per lui, un po' fuori forma, però forma fuori forma, da uno come lui ci si aspetta bene un bel sinistro andato in porta. Neanche quello, neanche quello. 5 e mezzo, 5 e mezzo, proprio 5 e mezzo. Anche perché senza pressing, insomma, ha giocato proprio col minimo delle forze. Aspetta, c'è l'altro. Me ne dimentico uno forse. Stefano Mele, Rocco De Marco, Sterino, Neve Monculo, Andrea D'Amico. Sì, Rocco De Marco, Stefano Mele, Andrea D'Amico, Neve Monculo. Ok, siamo tutti Sterino, perfetto. Andiamo ai vincitori. Il sottoscritto si merita un bel 6 e mezzo, qualcheduna la poteva parare, qualche palo anche lo poteva evitare, però vabbè, tutto sommato qualche parata l'ha fatta, quindi dai, un pochettino di merito alle vittorie sue. Albano Palo, 8 e mezzo, migliore in campo indubbiamente, sia in difesa, anche quando si è spinto in avanti, ha dato un contributo molto molto pesante. È stato il giocatore che è mancato a squadra avversaria, uno che sorreggesse da solo la difesa, quindi un grande 8,5 per lui. Alessandro Biasco un po' in ombra, 6,5, poteva fare qualcosina di più, però da lui è quello che ci si aspetta, infine, 6,5. Sandro Pisanti, 7,5, beh, grandi geometrie per lui, anche lui magari forse un po' fuori forma, però il tocco di palla c'è ancora. Non l'unica nota negativa, i battibecchi con Stefano Mele che fanno male al calcio, fanno male al calcio. Davide Albano, un bell'otto, bell'otto, gol belli, gol facili, segna in tutti i modi, forse qualcheduna altra poteva anche segnare, però è incisivo come nei tempi migliori, quindi grande, grande Davide Albano. Bene, che dire altro, spero di ripetere queste partite di nostalgia. E niente, spero di non avervi annoiato. Sì, l'ultimo è il ragazzo che adesso non mi ricordo il nome. Grande velocità, grande recupero palla, sicuramente meglio di Muntari, ecco, gioca meglio di Muntari sicuramente. Ciao e alla prossima.